Palasport di Corinaldo, seconda contro prima della Serie C1, il massimo torneo regionale, ovvero anche Corinaldo calcio a 5 contro Urbino calcio a 5. Big match di questa settima giornata di Serie C1, da seguire, da gustare attraverso il nostro occhio elettronico, la nostra telecamera, all'interno di questa terza puntata di Calcio a 5 Extra Time, le partite in TV. Le immagini ovviamente puntano sul centro del campo, dove i due capitani, da una parte del bianco, dall'altra Francesco Bruni, sono ai saluti di inizio gara davanti ai direttori di gara, la coppia di arbitri di questo incontro. Maglia rossa, pantaloncini bianchi, calzettoni neri per il Corinaldo, divisa giallo-blu per l'Urbino calcio a 5. È il momento di presentare le due formazioni. Partiamo ovviamente come sempre dagli ospiti e quindi dall'Urbino calcio a 5. Questa è la distinta numero 1 Di Paoli, 2 Casisa, 3 Fratesi, 4 Braccioni, 5 appunto il capitano del bianco, 6 Bertozzi, 7 De Souza, 8 Fattorini, 9 Cimatti, 10 Marra, 11 Peverini, 12 Mariotti. Il tecnico è Davide Bargnesi. Risponde il Corinaldo, mentre la partita inizia, con il numero 13 Curzi, 2 Giovannelli, 3 Cuccarini, 4 Antonello Balducci, 5 Magagnini, 7 Fabri, poi numero 8 per Capitan Bruni, 9 Micci, 10 Rotatori, 15 Perticaroli, 6 Fossi, 14 Pierpaoli. Il tecnico è sempre lui, Massimo Tinti. Si gioca davanti a una bellissima cornice di pubblico che ormai insomma ci ha abituato a ritrovarlo presente numeroso sugli spalti appunto di Corinaldo. Davvero un bel clima quando si viene a seguire, a vedere la partita qua su questo impianto, creato davvero un bel ambiente la formazione corinaldese. Partita iniziata da qualche istante, primi sviluppi che avete seguito. Ora ci prova dalla distanza De Souza, posizione di centrale per Andrea De Souza, che l'anno scorso nella Futsal Urbino in Serie B, il suo primo anno con questa maglia, Davide Bargnesi appunto ha iniziato a schierare in quel ruolo, lui che è un bomber puro sangue ma che appunto sa sfruttare al meglio le occasioni che capitano sui suoi piedi anche da quella posizione. CVD, come voleva si dimostrare dopo aver preso la mira qualche istante prima. De Souza lo fa anche in questo caso da quasi 15 metri, trova l'angolino buono, è dotato di un tiro micidiale Vitor André Flash De Souza. E allora il capocannoniere della Serie C1 sblocca il big match, lo scontro diretto, firma la rete dello 0-1 e subito dopo sfiora il raddoppio l'Urbino con Del Bianco, sinistro fuori, avanti la capolista che prima di questo incontro ha raccolto 16 punti in 6 giornate, ovvero 5 vittorie e un pareggio, cammino pressoché perfetto per il Corinaldo, poco meno 13 punti su 18 disposizioni. A disposizione in mezzo rispetto all'Urbino in più c'è una sconfitta, un passo falso, partenza lenta per il Corinaldo in questa stagione, una sconfitta e un pareggio, poi 4 vittorie di fila ed ecco qua il secondo posto, mentre c'è una conclusione dalla distanza del Corinaldo, vola Di Paoli a negare il gol del pareggio, se non andiamo errati a calciare è stato il capitano, quindi Bruni, pallone che era molto ben indirizzato, Di Paolo è attento e qua invece arriva leggermente in ritardo sul pallone, non poteva essere altrimenti visto che si trattava di calcio d'angolo, ma il tiro al volo provato da Micci termina alto sulla traversa. Subito time out chiamato da Bargnesi, l'avete visto dare indicazioni ai suoi ragazzi, fa altrettanto Tinti dalla parte opposta, che durante il tempo a sua disposizione si mette nella ormai classica posizione sua durante i time out, su un ginocchio, l'altro braccio sulla gamba d'appoggio, insomma sempre in basso per guardare i suoi giocatori, mister Tinti, ma è una colonna della società prima ancora che della squadra, Max Tinti. Torniamo in cronaca con l'azione del Corinaldo che torna fra i piedi del suo portiere, lancio lungo, si va da una parte all'altra, Di Paoli raccoglie, appoggio a corto per Casisa, allora il piede Casisa guadagna qualche metro, scarica per De Souza, ancora carica il destro, che gol pazzesco di De Souza sotto l'incrocio dei pali,
un fulmine, un flash, qua il gioco di parole è facile, che va sotto l'incrocio. Guardate la posizione, siamo praticamente ai 20 metri e non può nulla il portiere del Corinaldo, non può far altro che guardare la sfera infilarsi alle sue spalle. Mirko Fossi, 2-0, doppietta di De Souza, due gol dalla distanza, apprezzabile il primo, fantastico il secondo. Che gol, che gol, che gol De Souza. Nel frattempo c'è stato gioco fermo per un infortunio, noi andiamo avanti con la sintesi, c'è il fischio da parte del direttore di gara per un fallo in difesa da parte dell'Urbino, calcio a 5. Attenzione allora al destro di Claudio Perticaroli, piazza la bomba, la traversa, nega il gol al Corinaldo. Perticaroli tornato a Corinaldo dopo una parentesi fuori porta, diciamo così, dotato di un tiro di rara precisione e potenza. Qua la traversa ha impedito al pallone di gonfiare la rete alle spalle di Di Paoli, e allora si resta sul 2-0 per l'Urbino. Corinaldo che però sta prendendo coraggio, pressato dall'Urbino. Balducci manda avanti l'anticipo e poi la ripartenza del Corinaldo. Micci prova il dribbling, riesce, palla dentro, pallone che naviga pericolosamente all'interno dell'area di rigore prima che il direttore di gara, anzi la coppia dei direttori di gara intervenga, e fischi fallo, cartellino giallo anche per Casisa, punizione per il Corinaldo. E allora tocco all'indietro, stop e tiro, palo, palo di Balducci, e la sfortuna nega ancora una volta al Corinaldo il gol che dimezza il gap. Si resta sullo 0-2, due legni con un solo tiro da parte di Antonello Balducci dopo la traversa pochi istanti prima colpita da Perticaroli su punizione. Ora il talento Micci, ormai è un giocatore completo, qua il numero, prova a rotatori, ci scappa un tunnel ai danni di Bertozzi, la palla però scivola oltre la linea di fondo campo. Tutto ciò a ridosso dell'intervallo, arriva il duplice fischio e quindi primo tempo, squadre al riposo, 2-0 per l'Urbino. Si riparte con l'avvio della ripresa proprio effettuato dalla formazione ospite. De Souza ci prova direttamente da lì, dal dischetto di centrocampo, dopo un paio di tocchi, rotatori effettua un paio di dribbling, scappa sulla banda destra d'attacco, va al tiro però è attento Di Paoli, un'altra parata, poi mette dentro rotatori, gran protagonista tutti gli anni con la maglia del Corinaldo, ma in particolare in questo tratto iniziale di campionato. Rotatori decisivo nei successi del Corinaldo, che nel frattempo colpisce un'altra traversa. Urbino in avanti, De Souza, attenzione, dribbling, prova a scaricare la palla, ci riesce il tiro, deviazione, insomma azione un po' rocambolesca, alla fine deve accontentarsi della rimessa laterale. L'Urbino che torna a spingere, pigia sull'acceleratore, Casisa in posta, alza lo sguardo, chiama vicino a sé qualche compagno, arriva a supporto da parte di Peverini, giro palla, De Souza, di nuovo Peverini, ancora i due che dialogano, sfera che torna sui piedi di De Souza, le finte su Capitan Bruni, poi lo scarico verso Peverini, arriva rimorchio Bertozzi di prima sul secondo palo, fa buona guardia Bruni, subito Fossi al rilancio di prima, il piattone destro da parte di Fabri e poi c'è rotatori che va al tiro, non è rigore ma è punizione su questo fallo di mano da parte di Bertozzi che viene ammonito, punizione un metro fuori dall'area. Attenzione ancora Perticaroli, destro che viene fintato, si tramuta in assist per Balducci, stavolta non ci sono legni ad opporre resistenza, Antonello Balducci sigla la rete del 1-2. Sempre pericolosa la formazione di casa sui calci piazzati, qua Perticaroli finta il tiro e poi appoggia per Antonello Balducci e allora si riparte dall'1-2, torna in partita completamente il Corinaldo, che a dire il vero non è mai uscita ma nel punteggio sicuramente ora si rende più pericolosa. Attenzione, attenzione, secondo giallo per Casisa, fallo e secondo giallo per Casisa che viene espulso.
protesta, ma nemmeno troppo, anzi se vogliamo sottolineare ancora una volta l'eleganza e lo stile di Casisa nell'abbandonare il campo dopo un cartellino rosso, momento sicuramente di amarezza. Magari non era d'accordo sulla sanzione disciplinare, sulla munizione, però insomma è andato a stringere la mano prima all'arbitro e poi agli avversari, un signore di questo sport, Giovanni Casisa. E allora può attaccare in superiorità numerica il Corinaldo, cerca la rete del pareggio, prova la botta Balducci, deviazione, rimessa laterale, affretta i tempi ovviamente Micci, rotatore, ancora Balducci, Bruni sulla sinistra, riceve, stop, sinistro Di Paoli, Mura in uscita, poi recupera il pallone come un gatto Di Paoli, protesta un po' il Corinaldo ma è tutto regolare, appoggio subito per De Sousa, partita di intensità incredibile. Bruni ancora una volta copre bene su De Sousa che si è segnato la distanza, ma nell'uno contro uno è stato ben guardato e marcato soprattutto dal capitano. Mentre Rotatori veramente si scatena e prima produce l'attacco sulla destra, poi inventa un assist delizioso che è un cioccolatino per Micci, che di destro gonfia la rete, esplode il pubblico di casa, parità ristabilita, sfruttata la superiorità numerica, 2-2 Corinaldo. Qua sbaglia Bertozzi, ma di tacco, che invenzione da parte di Rotatori e poi di precisione chirurgica il destro di Michele Micci sull'uscita di Di Paoli, che poi nel replay vedete va a godersi l'esultanza con il pubblico. 2-2, partita che praticamente ricomincia da capo, segno X dalla distanza, la conclusione dell'Urbino, palla fuori ovviamente Urbino adesso che è tornata a giocare con 5 uomini in campo, palla sopra la traversa, a gesti Massimo Tinti dalla panchina sembra dire ai suoi calma. Micci stoppa il pallone infastidito alle spalle, poi Bruni ancora per Micci, spaccata Di Paoli, fa una cosa difficilissima, cioè muovere il piede d'appoggio sul tiro di Micci e deviare la sfera in angolo. Partita davvero davvero bella, c'è battaglia, c'è qualità, c'è intensità, che spettacolo per la C1 marchigiana, un vero spot questo match. Urbino in avanti con Del Bianco, l'anticipo di Bruni in uno stato di grazia Bruni, poi però il suo appoggio in diagonale viene intercettato, rimessa laterale Urbino, De Sousa si lamenta un po' con l'arbitro, riparte la rimessa laterale De Sousa, sempre pericoloso lasciargli anche solo un metro di spazio, ne approfitta per battere a rete, qua Fossi ci arriva. Si riprende dalle sue mani vicino a sé il compagno Rotatori, preferisce il lancio lungo verso Micci che gestisce molto bene il pallone, poi però sbaglia il passaggio. Rotatori, ancora lui, Rotatori prova il tunnel su De Sousa, non gli riesce. Ottiene comunque la rimessa laterale, c'è Balducci che di piatto mette dentro verso Micci, palla fuori. Cambio, attenzione al limite dell'area, l'occasionissima per Cimatti sull'ottimo dialogo offensivo fra Marra e Del Bianco, si è inserito il giovane Cimatti, uno dei migliori talenti della nostra regione, non è riuscito però a superare la grande resistenza e opposizione da parte di Fossi. Poi c'è il time out, un po' di fiato per le due squadre che hanno speso tantissimo, siamo sul 2-2. Urbino in avanti, ancora una chiusura, stavolta in tandem Bruni più Micci, alla fine il pallone c'è la Micci che si improvvisa giocoliere e in un corridoio strettissimo riesce a negare l'intervento difensivo del duo Del Bianco De Sousa. Se abbiamo sottolineato le qualità di un giovane come Micci, non possiamo fare altrettanto, non possiamo non fare altrettanto per quanto concerne Michele Micci. Classe 1990, qualche tempo fa ricordo la sua prima apparizione pubblica, diciamo così, al grande pubblico alle finali di Coppa Marche 2010 col Corinaldo, si mise in luce a tal punto che il selezionatore della rappresentativa Mirko Angeletti chiese informazioni su di lui. Bene, nel tempo l'abbiamo definito un giovane talento, adesso possiamo parlare di un talento affermato, un giocatore completo che ogni squadra marchigiana vorrebbe avere nel suo roster e non solo in Serie C1. Ancora Micci, contrasto, vince lui in qualche maniera, poi riceve dal compagno, ancora Micci, secondo
il direttore di gara, il pallone ha superato la linea del fallo laterale. Qualche dubbio su questa decisione, ma non era semplice vista la velocità del pallone, dell'azione. Attenzione De Sosa, destro dalla distanza, ancora Fossi. De Sosa non ci pensa sopra, va a calciare da ogni posizione, qua ottiene un angolo sugli sviluppi del quale poi si rende pericoloso l'Urbino con il sinistro. Palla fuori, sempre 2-2, ultimo scorcio di gara, ultimi minuti, c'è bisogno dello straccio. Andiamo avanti con la maxi sintesi. Balducci si fa incontro a rotatori, fa l'intermedio affrontato da Peverini, riesce a toccare indietro, poi Mici, buona guardia del pallone, esemplare Antonello Balducci di prima, rotatori al volo, bella azione del Corinaldo, applausi. Pallone però fuori, alla parte opposta lo stop che non riesce per poco al numero 3 Fratesi. Qua si lotta, poi arriva Balducci che senza pensarci sopra troppo calcia forte. Ancora Urbino, Peverini per Fratesi sulla sinistra, Cimatti, ancora Fratesi, poi De Sosa prende la mira, destro, ed è il gol di De Sosa, terzo balletto personale, terzo gol praticamente da metà campo, molto simile alla rete dello 0-1. Stavolta però è il 3-2 a poco dal termine, sotto le gambe del suo diretto marcatore se non andiamo errati. Allora il portiere Fossi non vede partire la conclusione alla sfera e vedete anche l'esultanza di Lorenzo Ciro Cerreti sulla panchina dell'Urbino per il gol del 3-2 dell'Urbino, che va avanti quindi a Corinaldo. Partita tiratissima, non è ancora finita, ma l'Urbino sicuramente ha messo un bel mattone. E ora si ripresenta in avanti con Fratesi che viene fermato in extremis, brivido per la retroguardia di casa che ora fa girare palla con Perticaroli, due tocchi, Micci sulle punte, prova a saltare De Sosa, non ci riesce, rimessa laterale concessa ai gialloblu, bravo De Sosa qua in fase difensiva. Perticaroli rischia ancora un po', poi Fossi lancia subito in avanti per rotatori che lotta, ma Di Paoli è attento, avanza qualche metro e poi recupera la sfera, difesa del Corinaldo sguarnita, pallone dalla sinistra messo dentro, forse un tiro, forse un assist. Non arriva il quarto gol però per Urbino, ora c'è una punizione per il Corinaldo, attenzione a Perticalori, botta, ribattuta, Fossi scodella altissimo, Di Paoli duella con Perticaroli, alla meglio il numero uno dei Ducali, poi Balducci di testa non è perfetto, se la cava però il Corinaldo. E sul pallone che termina fuori arriva il triplice fischio e allora l'Urbino prosegue la sua marcia prepotente al comando della classifica, vince 3-2 al termine di una partita esaltante, 3-2 dell'Urbino su Corinaldo, non ce ne vogliano compagni e mister, potremmo anche dire, tanto per dare un titolo. De Sousa batte Corinaldo 3-2, tre conclusioni da dietro la linea di metà campo, Corinaldo che non ha affatto demeritato, anzi ha espresso una prestazione superba, sfortunata con qualche legno di troppo nel primo tempo e poi la gran rimonta, e nel secondo tempo un gol ha spezzato l'equilibrio, quello ovviamente del capocannoniere della Serie C1 del massimo torneo regionale, André De Sosa. A proposito di gol, De Sosa è arrivato a quota 14 in 7 partite, una media di 2 gol a gara, insomma impressionante, ovviamente è capocannoniere di questa Serie C1. L'Urbino resta a quota 13, scusate, il Corinaldo resta a quota 13, il Corinaldo scappa 19. Per chiudere questa telecronaca non possiamo non sottolineare lo scambio di applausi fra pubblico e squadra, gran bello spettacolo a Corinaldo, anche se un po' di tensione ovviamente dopo una partita del genere ci può stare, purché si rientri nella norma. Una partita amara perché abbiamo giocato alla pari con l'Urbino e forse meritavamo qualcosa di più del due pari. La partita si è completamente squilibrata con repentini cambi di fronte, alla fine hanno avuto la meglio loro con questo tiro dalla metà campo, sappiamo che De Sosa
questi numeri ce li ha e stasera ne ha dato ampia dimostrazione. Certo, il rammarico deriva anche dal fatto che abbiamo preso 3 gol praticamente dal cerchio di centrocampo e questa è una grande amarezza. Di contro i 4 pali, le tante occasioni, ripeto, grande amarezza, però ahimè non posso assolutamente rimproverare niente per la tenuta, per la solita grande dose di cuore e per anche la qualità. Ringrazio il pubblico che anche stasera è accorso numeroso e per noi è un'arma decisamente in più. La sfida tra Bomber, sì, è stata una sfida che è stata vinta da De Souza, certamente Rotatori meritava ampiamente anche lui la segnatura. Ribadisco, avere un giocatore dalla propria parte come De Souza chiaramente sposta gli equilibri in maniera netta. Corinaldo ha bisogno di obiettivi, è una piazza dove comunque c'è un seguito importante e magari con qualche ritocco la squadra può tentare il salto, quantomeno lottare per un obiettivo prestigioso, queste erano le sue parole. E io sono contento perché la società, dicendo questo, dimostra comunque di voler crescere e di porsi degli obiettivi e dei traguardi che possano in qualche modo dare a Corinaldo una sistemazione come piazza. Fatica immane, una partita intensa, una partita vera, una partita che il risultato poteva essere all'opposto, potevano vincere, ci poteva stare il pareggio, abbiamo vinto noi, ma è stata una partita veramente combattuta. Complimenti al Corinaldo perché comunque una squadra che ha grande intensità. La classifica la guardiamo con piacere, ma fondamentalmente abbiamo un altro obiettivo che è comunque crescere e riportare l'entusiasmo rubino.